Assessore, aumentano in maniera esponenziale i casi di positivi nella nostra regione, è stata superata quota 200, qual è il suo pensiero? Insomma, la preoccupazione inizia a serpeggiare fra i cittadini, gli abruzzesi. Sì, abbiamo un notevole aumento di casi positivi, anche se 100 bisogna attribuirli a un'unica struttura, quindi a un unico focolaio. È stato, appena abbiamo evidenziato i focolai, abbiamo messo come sempre in attività tutto ciò che riguarda il tracciamento, ed è questo che ha portato proprio ad avere questo numero elevato di casi positivi. In questo caso in modo particolare si parla di una struttura di residenze per anziani ad Avezzano, quindi abbiamo attivato tutte le procedure per regolamentare, ossia è stato nominato un commissario finalizzato proprio alla gestione, con aumento di medici, di infermieri, con un'USCA proprio finalizzato a questo tipo di attività. Poi proprio nella zona della Marsica abbiamo messo in rete le strutture, i presidi ospedalieri di Pescina e Tagliacozzo, proprio per dare l'assistenza adeguata a tutti i pazienti. È importante rilevare questo, che anche se c'è questo numero esponenziale, la maggior parte dei casi viene ancora seguita attraverso l'assistenza domiciliare, ossia la sorveglianza sanitaria a casa. Ci sono stati dei ricoveri, ma questi ricoveri sono tutti, diciamo, regolamentati da un punto di vista di tranquillità. Il messaggio che voglio dare io è che assolutamente non c'è mancanza di posti nell'eventualità in cui dovessero aumentare i ricoveri, ma soprattutto c'è una rimodulazione a secondo dei numeri. Il presidente Marsiglio ha detto che se ci sarà da fare qualche chiusura, qualche lockdown locale, lo si farà. Secondo lei quando questo potrebbe accadere, se accadrà? Allora, noi parliamo di zone circoscritte, di territori circoscritti, non parleremo mai di un lockdown di tutta la nostra regione, perché in questo momento l'RT non ci porta a questo, ci porta però ad avere un'attenzione particolare. Un gruppo di lavoro ha stabilito proprio in base ai numeri quali sono le procedure da attivare nel caso in cui dovessimo rientrare in una zona particolarmente alta attraverso i numeri che andiamo a riscontrare di positivi.